Visto che sono buono, ragazzi, me ne carico due di fila, così facendo sono già a posto per domani. Probabilmente ho cominciato a parlare prima che il programma per la registrazione si accendesse, ma vabbè, non ha importanza. Scusate, mi metto a posto il volume. Ok, no, mi abbasso, mi metto il volume al minimo, che poi sapete com'è. Che magari me lo ritrovo davanti, io non me l'aspetto, scappa la bestemmia e quindi mi tocca editare il video. Dunque. Siamo sempre qui su Horror Game, ragazzi, su Eyes the Horror Game. E il gioco, ragazzi, bro, questo gameplay qui lo sto registrando subito dopo quello che verrà caricato. Ah, come faccio a dirvelo? Questo gameplay qua verrà caricato, lo registro subito dopo quello precedente. Tuttavia, voi probabilmente lo vedrete a distanza di un giorno. Oppure al massimo a distanza di una mattinata. E questo qui io carico di mattina, quello prima di mattina e questo qui di sera. Quindi, iniziamo bene con Mr. L dislessico che non riesce a usare bene il dono della parola, quindi. Quindi basta, niente, punto, stop. Sono un po' stanchino, ragazzi, ma è mattina. Dai, io dico rischio. Non rischio, non rischio, non rischio, non rischio, corri dentro, corri dentro. Ok, bestia. Dove se n'è andato? Ok, se n'è andato al piano di sopra. Quindi la logica vorrebbe che noi ce ne andiamo al piano di sotto. Quindi io dico, seguiamo la logica e andiamo al piano di sotto. Va bene. Temerari, ragazzi, temerari. C'è un trucco, ragazzi, per andare più veloci. Pam! Subito ci si butta giù. Ora, sfortunatamente, vista la mancanza di stanze. Questa qui è più simile a una trappola che a un. È più simile. Ecco, infatti, io praticamente voi dovete sempre andare al piano di sopra prima. Perché ora. Vaffanculo i cappi. Perché ora sono praticamente in trappola, qui non posso neanche entrare. Avrei dovuto prendere la safe combination di prima. Che si trova al piano di sopra. L'ho visto, mi sembra. E poi salire. Ok. No! Forse se salto corro più veloce. Adesso mi sono impiccato praticamente. Sfortunatamente non posso gridare, ragazzi, perché ho paura di poter dare fastidio alle persone. Merda, sei vicino. Merda, sei vicino. Cazzo, ragazzi, sei vicino. Mi sta correndo dietro da un'ora. Entra qui dentro. No, era ancora il piano di sotto, ok. Porca troia, che razza di corsa che ho fatto. Ora lo finisco il gioco, non me ne frega niente, lo finisco. Scusate per la tosse, ma è una settimana che sto un po' malino. Dai, sto andando benissimo, non voglio morire. Dai, dai, andiamo, andiamo. Faccio uno scattone al piano di sopra. Vado a nascondermi subito nello stanzino sicuro. Vai dentro, verme. Dentro il faro. Questa struttura qua mi ricorda un faro, non lo so perché, guardate. Scala spirale che va su. 13, 14. Dai, che questa qui è la volta buona che ce la facciamo. Dov'è? È al piano di sotto, quindi qui noi abbiamo ancora tempo di. Abbiamo spazio di manovra, diciamo. Quindi, prendi questo. Prendi anche questo. Dentro subito qua. Eccellente. 17, 18, 19. Manca uno, ragazzi. Manca uno solo. E poi dopo me ne posso fuggire potendomi vantare di. E dire che ho finito Eyes the Horror Game. Che poi la pronuncia sempre. Ho sempre detta la schifo. Eyes the Horror Game. In modalità normale. Poi manca in modalità difficile. Chi me lo fa fare? Ok, dai, rischio. Fa che non me lo ritrovo dietro l'angolo. Dai, dai, dai. Bene. Bene, bene. Qui di sicuro uno ce n'è almeno uno. Sì. Ok. Dentro al bagno che siamo più vicino alle scale. Ok. Guarda, te ne prendo anche uno in più perché voglio essere ricco. Lui ora è al piano di sotto.
sotto. No, era il piano nostro perché c'era la scala. Porca troia, che ansia. Vaffanculo anche i cani, ragazzi. Vaffanculo i cani, fanculo tutto, fanculo il re. Quindi, è qua davanti. Penso ci abbia passato. Devo solo correre, andare giù veloce, entrare qui dentro. E ho finito il gioco. Oh, bene, ciao, congratulazioni ragazzo, ben fatto. Perché non rispondere alle mie chiamate? Non voglio parlare. Non ora, scusami, perché mi sento come se qualcosa in questa casa stia venendo per me. Posso sentirlo? È qui. Ed è disconnesso. Praticamente è un finale che hanno fatto così per concludere il gioco, che praticamente il fantasma viene fuori e ci viene a prendere. In ogni caso, noi il gioco l'abbiamo finito. È Ice the Horror Game. Probabilmente ne farò altri di gameplay in modalità difficile più avanti. Come tempismo, ragazzi, scusatemi un attimo, che forse ho trovato un modo per poter vedere l'orario senza dover per forza. Pam, sono un grande. No, scusate, ho fatto una roba, scusate, va bene. Vaffanculo, porca troia. Scusatemi per questa interruzione. Il gameplay, ragazzi, lo finisco qui, lo carico solo di 6 minuti. È pochissimo, lo so, ma sfortunatamente ho vinto, quindi non posso farne un'altra. Cioè, non ha senso che ne faccio un'altra dopo che ho vinto. E il gameplay finisce qua. I prossimi gameplay che porterò saranno di Faster Than Light. Oppure, ancora meglio, mi gioco Faster Than Light da solo. E poi dopo, quando mi sono ricordato le robe pratiche, mi sono ricordato come funziona, ve lo riporto, così almeno faccio dei gameplay dove riesco almeno a fare robe decenti. Quindi, il gameplay finisce qua. Spero vi sia piaciuto e ci si vede al prossimo. Ciao a tutti!